Ciao a tutti, ci ritroviamo insieme. Oggi facciamo un'altra ricetta con le verdure. Ho trovato dei bellissimi peperoni nell'orto di Vittorio stamattina e ho pensato facciamo i peperoni in agrodolce. Andiamo a vedere gli ingredienti. Abbiamo 6 peperoni colorati, 2 verdi, 2 gialli e 2 rossi. E poi abbiamo in uguale misura quasi mezzo bicchiere di aceto, quasi mezzo bicchiere di vino bianco secco e altrettanto di olio extravergine di oliva. 2 cucchiai belli pieni, abbondanti, di olio profumato all'aglio, 1 cucchiaio raso di sale e pepe e 40 g di miele circa, un po' più, un po' meno, comunque questi sono 40 g. Un po' di prezzemolo per rifinire il piatto. Cominciamo con la preparazione. Prepariamo per prima cosa il condimento. Versiamo i liquidi in un tegamino, bene l'olio, l'olio all'aglio, per chi è la prima volta che ci vede c'è la spiegazione come si fa a farlo sul nostro canale. Sale e pepe e il miele. Ora questo lo metto sul fuoco, che deve bollire almeno 5 minuti. Intanto che lui si amalgama bene il condimento, io taglio i peperoni e li preparo in una coppa. Tagliamo i nostri peperoni. Tolgo i fili dentro. Parte bianca, la parte un pochino più pesante anche da digerire, e li taglio a striscioline. Più o meno grandi, non è un problema se sono un filino più larghi, un pochino più strette. I peperoni non piacciono a tutti, però fatti in questo modo sono abbastanza delicati, sono molto digeribili e io trovo, vedo i miei ospiti, li mangiano quasi tutti volentieri. Ogni tanto li proponiamo in sala e vengono graditi. Li verso in una coppa man mano. Posso fare le fettine più lunghe, più corte. Però alla fine vedrete il risultato, che è anche più bello. Se sono un po' lunghette le strisce fanno un bel effetto quando si vanno a condire alla fine. Ci vuole un po' di pazienza in questo passaggio. Intanto il mio condimento è sul fuoco, ha incominciato a bollire. Lo sento da qui che sfrigola un pochino. È un tipo di agrodolce, so che ce ne sono altri tipi, questo è il mio preferito. Un pochino di miele, il miele è un classico, il miele millefiori va benissimo. Un peperone rosso. I colori d'estate sono una meraviglia, accontentano gli occhi, si mangia più volentieri quando la pietanza è bella colorata. Siamo all'ultimo peperone, il mio sughettino è cotto,
qua, l'ultimo mezzo. Togliamo bene i semini. Ecco qua. Adesso prendo il mio condimento dal fuoco, lo porto qui e condisco i miei peperoni. Eccomi pronta, verso l'intingolo sopra i peperoni. È bello caldo ma non scotta. Li mischio bene con le mani, lo posso fare perché nell'insieme non mi scotto le mani. Ecco qua. Perfetto, e adesso verso tutto nella padella. Voilà. E vado sul fuoco. Abbiamo appoggiato la padella sul fuoco, adesso in principio c'è il fuoco bello alto, bassissimo mai, però in principio si fa scaldare logicamente e poi un pochino bisogna abbassare e magari la copro anche. Impiegano una decina di minuti. Guardiamo l'orologio, così sappiamo dire con precisione quanto hanno impiegato a cuocere. C'è sul fondo un bel fondo di cottura che ci aiuta a farli cuocere delicati. Posso anche coprirli, ovviamente ogni tanto li devo mescolare, e 10 minuti di orologio servono tutti. Li lascio sfrigolare bene, poi abbasso un po' il fuoco, un po', li copro. Sono trascorsi 12, quasi 13 minuti. Quando erano 10 minuti, io sono venuta, ho tolto il coperchio e ho alzato la fiamma. In questo modo la salsa si è rappresa, è diventata come una cremina. I peperoni sono cotti. Non mi resta che aggiungere il prezzemolo per dare un pochino di colore. Lo prendo. Come vedete è un piatto veloce, pochissimo tempo, una bella mescolata, poi andiamo a impiattare. Io sto usando una padella in alluminio. Nelle comunità, negli ambienti grandi, l'alluminio si usa moltissimo, è un materiale comunque tranquillissimo che si può usare, tutto a posto. A casa potete usare quello che volete, magari non l'antiaderente, che le cose non rendono allo stesso modo i piatti. Andiamo a impiattare. Impiattiamo i nostri peperoni. Questo quantitativo come contorno è abbastanza anche per 6 persone, come piatto unico magari si mangia in meno persone, sono meno porzioni. Ecco qua, questi sono i miei peperoni in agrodolce. Volendo posso fare un giro di olio crudo sopra, non è indispensabile. La nostra ricetta è terminata, una ricetta estiva, bella colorata, fresca, di gusto. E niente, speriamo sia di vostro gusto, che piaccia a tutti. Va bene anche per i vegetariani questa. Ok, ci vediamo alla prossima occasione.